It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Dice generale anche solo per il 37,5% di febbre. Oh, Gallera, matematica proprio 10, per cento. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per spiegare al vostro amico palestrato che il vostro problema nel parlare di politica con lui sono gli stereotipi, non gli steroidi. No, ma i tuoi muscoli sono enormi, non ho problemi con loro. Però smettila di dire che gli ebrei sono ricchi. Sì, lo so, è vero. Ma non è mai iniziato niente di buono con frasi del genere. Sì, e se settimana scorsa il timore era quello di iniziare ad avere idee affine a quelle di Meloni & Co, grazie al cielo sabato 4 luglio c'è stata la manifestazione del centrodestra a Roma. Per legge contro l'omofobia, quella che è una legge che invece mette solo il bavaglio a chi rispetta le scelte di vita di chiunque, ma ritiene di potere e dover gridare al mondo che un bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. Questa è Settimana Grezza. E un bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà. Questa è Settimana Grezza. Una mamma e un papà. Questa è Settimana Grezza. E un bimbo viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Questa è Settimana Grezza. Contro l'omofobia, quella che è una legge che invece mette solo il bavaglio a chi rispetta le scelte di vita di chiunque, una mamma e un papà, una mamma e un papà, mamma, papà, mamma, mamma, papà e un papà. Ritenete giusto rischiare la galera per difendere questo concetto basilare, sì o no? Chiaramente la risposta che voleva Salvini era un no. Ma Salvini si sarebbe dovuto aspettare una risposta del genere da un elettorato che vota Salvini. No, vabbè, a parte gli scherzi, in questo caso è colpa di Salvini. Perché la regola degli animatori, di chi sta davanti ad un pubblico, è quella di porre delle domande alle persone positive, la cui risposta è affermativa. Cioè, quando mai ti è capitato di stare ad un concerto e il cantante si è messo ad urlare al pubblico: allora, a questo concerto volete sentire le canzoni di un'altra band? Che cazzo vuol dire? È tutta questione di tono, a meno che tu non sia Tommaso Paradiso. In quel caso canti canzoni di un'altra band. Comunque, cerchiamo di chiarire, non è che picchi uno e sei omosessuale becchi più carcere, ma se pesti uno perché è omosessuale potresti avere una pena maggiore. Poi effettivamente c'è il fattore degli insulti che non si possono dire, però è ancora bene da chiarire. Il governo, se cade perché ci sono degli esponenti del Movimento 5 Stelle che se ne vanno, è perché loro hanno tradito tutto quello che potevano tradire. In questo momento il mio atteggiamento, sto seduto sulla riva del fiume a vedere passare i cadaveri. È chiaro che un po' i pesci li pasturo e vedo che settimana sì e settimana no, il pesce a bocca al Senato. Non vedo governi nati al caminetto, in villa o in cantina, onestamente no. Bene, siamo a luglio e mentre l'anno scorso i partiti al governo litigavano e la Lega chiedeva elezioni... Aspetta, ma è uguale a quest'anno? Perché PD e 5 Stelle lottano su un po' tutto, compreso il MES, la Lega insieme a Fratelli d'Italia prova a chiedere le elezioni subito, come se poi il tentativo dell'anno scorso al Papete non fosse bastato. Matteo, vai al Papete, mi raccomando, lo da vettamento. Stai scherzando, ho già prenotato. No, è fatto bene. Oh, ste elezioni non si fanno in autunno. È da molto tempo che sto meditando di andarmene, cioè di riacquistare la mia libertà di cittadino non legato a corporazioni che applicano delle norme che non esistono nella legge ordinaria dello Stato. Oh,
E se settimana scorsa abbiamo parlato di Feltri che lascia il giornalismo prima di essere radiato dallo stesso, dall'Oriente c'è qualcuno che prende spunto dal direttore bergamasco. TikTok, infatti, diventerà il primo social network ad abbandonare Hong Kong dopo l'introduzione della legge sulla sicurezza, quella ormai famosa. La decisione è arrivata dopo quella di Facebook, Google, Twitter, che nei giorni scorsi hanno respinto le richieste da parte della polizia di ricevere informazioni sui cittadini di Hong Kong. In generale il concetto resta sempre quello: non puoi dirmi che sto dalla parte del governo cinese fornendo le informazioni su di te se non ti permetto più di utilizzare il mio servizio. Bene, in chiusura non possiamo non dirlo, perché nel corso della settimana un famoso, famosissimo esponente della comunità musicale americana ha detto di volersi candidare come presidente degli Stati Uniti. E sì, stiamo parlando di Paris Hilton. Cioè, almeno la sua proposta vale tanto quanto quella di Kanye West. No? Sì, perché in realtà Kanye West, che grazie al cielo non ha ancora consegnato i documenti necessari, ha annunciato su Twitter che vuole candidarsi come presidente degli Stati Uniti. Chiaramente tutti quanti speriamo che questa cosa non avvenga, perché questo vorrebbe dire avere una Kardashian alla Casa Bianca. Il lato positivo è che soprattutto dopo questo periodo i repubblicani non si candiderebbero mai con una persona come lui. No, non perché è famoso per motivi diversi dalla politica, perché è nero. Sono repubblicani. In ogni caso noi italiani è meglio che ci facciamo un po' i cazzi nostri, perché l'ultima volta che si è parlato di un sostituto di Mattarella, Lega e Fratelli d'Italia avevano proposto Vittorio Feltri. Già. Ipotizziamo che da Presidente della Repubblica si ritrovi in una situazione tipo quella in cui si è trovato Toninelli. Voglio raccontarvi tutta la verità su quello che mi è accaduto martedì scorso e sul quale sta girando nei media tantissimo il video, ovviamente con una chiave di lettura negativa per il sottoscritto. Io mi taglio lo stipendio da 7 anni, questi devono sapere, noi siamo quelli che hanno abolito i vitalizi, che vanno contro i privilegi della casta. E continuerò a fare il direttore editoriale, perché non è necessario essere giornalista per fare il direttore editoriale, lo può fare anche un geometra. Come reagirebbe? In tutto ciò chiudiamo con un'ultima notizia. Dopo Johnson anche Bolsonaro è positivo al Covid. In molti l'hanno chiamato karma, come nel caso di Johnson. In realtà non è così. No, il termine più corretto è populismo. Ah, ma anche Zingaretti l'ha preso. Ah. Powerful is the Cox Network. So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.